Siamo online con Pro Evolution Soccer 2016. Che entusiasmo! Champion! Entusiasmo Pa, 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 pa. Sai che sono io, tu sei tu, il calcio è il calcio. Oggi vediamo la demo di Pro Evolution Soccer 2016. E niente, fondamentalmente quello che faranno le persone nella chat sarà farti delle domande e tu darai delle risposte e le darai bene e le darai intelligenti e chiarirai tutti i loro dubbi e loro sceglieranno in base a questo incredibile live se comprare PES o O FIFA FIFA. oppure no, in realtà perché dobbiamo fare ancora delle recensioni e questa è una No, demo, esatto. però dalla demo è un po' Si può aggiornata, è ingegnere. Sì, abbastanza beh. aggiornata, no? È la più aggiornata rispetto a quella che abbiamo fatto l'anteprima alle 3, quindi è il codice della Gamescom di settimana scorsa, quindi. Esattamente, e precisiamo un'altra cosa, abbiamo il microfono, uno dei microfoni ha dei problemi, il Che tuo è è il attaccato con dello mio. scotch, quindi se lo sentite scoppiettare o Stiamo saltellare, risolvendo. stiamo Doveva arrivare risolvendo, oggi, ma non è doveva arrivare oggi il arrivato. cavo, non è arrivato, ma comunque vabbè, facci vedere il gioco Lore, facci vedere il gioco Whites, Vabbè, iniziamo dai dai professionisti. subito professionista No, così, tanto ce ne sono altre due migliori. va bene, hai preso la Roma. Esattamente, giusto per provare Totti. Giusto per provare Totti e vedere un attimino. Totti è uno di quelli che ha la faccia scandalizzata. No, Non... tutti hanno la Ah, faccia. tutti Di hanno la faccia scandalizzata, molto bene. quelli delle big, sì. Bene, vuol dire che ha fatto un bel lavoro. Una cosa che si può dire anche di FIFA oppure no? No, Dipende da chi. Allora, tutti i giocatori della Premier League sono scannerizzati non su quelli del FIFA. campionato italiano. No, Invece solo su quelli Pro del Evolution Soccer, tutti Almeno quelli. quelli della demo sono fatti veramente bene. Bisogna vedere magari qualche giovane. A parte Marchisio, con Marchisio, nonostante sia un giocatore decisamente famoso, Non è scansionato. no, è scansionato, ma secondo me ha i capelli di un colore abbastanza strano. Proprio ve lo faccio vedere. Secondo me non ha i capelli così, Va bene, intanto Marchisio. valutiamo. Dici cosa è cambiato a livello di gameplay rispetto all'anno scorso? Allora, tante cose. Vabbè, quest'anno è il 20° anniversario di PES. Cioè, sono già 20 anni, Sì. cresce. Cosa hanno cambiato? Sicuramente hanno preso l'ottima base dell'anno scorso. Sì, che era migliorata molto rispetto ai capitoli del declino, insomma. E hanno cercato di migliorare, quindi hanno andato ad aggiungere ulteriori animazioni per i giocatori, sia quando sono in possesso, sia quando non sono in possesso. Sono andate a migliorare molto il reparto di uno contro uno. Sono andate a migliorare ancora l'intelligenza dei calciatori, quindi rientrano da soli in fuorigioco, partecipano meglio all'azione, si All'azione. buttano dentro. Mi piace molto i contrasti aerei, che quest'anno sono fatti secondo me veramente bene perché permette di prendere posizione. Il difensore magari può mettere fuori causa l'attaccante, quindi magari finta, eccetera, eccetera. Quindi i contrasti aerei sono fatti veramente bene. Qua possiamo vedere i replay che Tecnicamente sono. il gioco non è affatto male col Fox Engine, no? Sì, usano il Fox Engine. Tu cosa dici? Secondo te è più bello questo o FIFA come grafica? È una grafica diversa, secondo me. Io forse preferisco questa. C'hanno i loro Allora, punti di forza, perché comunque anche FIFA non ha una bruttissima grafica. Cioè, leggo che alcuni dicono che questa è una grafica PS2, ma secondo me sono un po' esagerati. Cioè, non so se hanno visto un il gioco dettaglio dei PS2 negli ultimi giocatori, no, giorni. esatto, il dettaglio dei giocatori comunque è molto alto. Link chiede: la velocità di gioco è più lenta, ma questo secondo me ha causato una certa difficoltà nel muoversi bene in dribbling. Secondo me dovrebbe essere assolutamente velocizzato, non molto, ma velocizzato. Cosa ne pensi tu? Allora, il problema è che se lo velocizzi, gli appassionati Si potrebbero incazzano? si incazzano, sì. Perché Secondo la me, tatticità del gioco dipende anche dalla sua lentezza, in teoria, no? sì, secondo me la velocità, anzi, alcuni leggevo addirittura che reputano questa demo troppo veloce con la velocità di base, consigliando di mettere meno 2 o meno 1. Quindi vedete, è proprio va a gusti. Ovvio che un giocatore che magari ha giocato spesso a FIFA potrebbe trovarlo più lento. Io stesso lo trovo sicuramente più lento giocando di più a FIFA, anche perché il mio PES 2015 non so che fine abbia fatto. Boh, Credo perso ce nel l'abbia vuoto. Tommaso. Può essere. Rimander fa un'altra domanda. Domanda: i passaggi filtranti alti sono veramente troppo OP. Ho Sì. fatto due o tre partite e anche Barzagli mi ha fatto degli assist che sembrava Pirlo. Ma più che potenti, e ci potrebbe anche stare, i difensori sono stupidi. E questo l'avevo già segnalato alla prima anteprima alle 3.
Allora, non fanno le diagonali alla perfezione i terzini, e quindi spesso capita che i terzini sono completamente messi a caso, cioè proprio o stringono troppo o non seguono i tagli, proprio a caso. E questo l'aveva notato anche Valtiel, mi pare che aveva fatto la l'anteprima alla Gamescom, l'aveva notato anche lui. I difensori non sono perfetti e i portieri hanno dei problemi, fanno qualche errorino, perché tipo buttano fuori di pugno quasi sempre, anche quando potrebbero trattenere, esatto, quindi può darsi che anche con delle difese più efficaci i filtranti potrebbero essere meno efficaci, perché comunque i giocatori sono fatti davvero bene. Ecco, le punizioni mi hanno detto tutti che sono veramente molto facili da segnare, ma io non sono capace, quindi... E invece no, allora, se ce l'ha fatta persino White, signore e signori, le punizioni sono un'arma devastante in questo gioco. Con un tocco, peraltro la posizione della Madonna è tirato così a fuoco, proprio di culo. I replay secondo me sono fatti molto bene, alcuni non mi piacciono molto, però sono fatti davvero bene. Anche allora, i giocatori adesso che ve li posso far vedere nel replay... Questi sono i volti del Palmeiras che non so quanto possano contare, però i giocatori sono proprio loro. Mi piace è bellina anche la gestione dei, anche se non si muovono, è bellina anche la gestione dei tessuti delle maglie, secondo me, del Fox Engine. Non sono, male, sono abbastanza realistiche, insomma. No, i giocatori le pieghe dei tessuti, i giocatori sono fatti davvero bene, sì. C'è il meteo dinamico. Qualcuno chiedeva quale secondo te, non mi ricordo il nome, qualcuno chiedeva quale secondo te punta di più sul realismo, FIFA o PES? È più vicino al realismo? Nessuno dei due. Credo PES, però è difficile a dirlo. Hanno tutte e due delle cose. Cioè, è difficile fare il realismo perfetto in una partita di calcio. Perché in una partita di calcio vuol dire che puoi ammettere che ci siano le partite 0-0 in cui magari non ti rimporta. È difficile, cioè devono scendere tutte e due a compromessi per stringere sui 40, sui 6 minuti che dura, perché adesso il primo tempo è già finito, perché magari in una partita di calcio ci sono quei 5 minuti che non succede niente, si passano solo la palla. C'hanno cose belle e cose brutte tutti e due i giochi, perché ad esempio secondo me i movimenti sono ancora leggermente migliori quelli di FIFA, che hanno il movimento a 360 gradi sia per attaccanti che per difensori. È difficile a dirsi quale punta più sul realismo. Allora. OGG dice tutta la vita Sensible Soccer, giustamente. Poi vabbè, qua c'è la solita discussione dell'importanza di Foot per FIFA, che come ben sapete è tanta. Perché credo che sia l'unico... Credo che con il solo progetto di Foot si mantengono il gioco. Sì. Fondamentalmente già solo per questo basta vedere come è concepito YouTube Italia per rendersi conto di quanto tira Foot non solo nel nostro paese ma in realtà in tutto il pianeta. I video più visti su Spazio Game sono quelli di White. No, in realtà non è vero, ma è vero. Sono le recensioni ancora, non è ancora superato le recensioni. Comunque sì, è davvero impressionante la cosa. Beh, poi per carità, cioè, ci sono i lati positivi anche di avere Foot, certo, si mantengono altre serie, probabilmente ci sono serie che non vanno in granché in attivo. Reminder chiede: non ti sembra che la palla sia troppo pesante e che i dettagli del manterboso siano inesistenti? Allora, il manterboso credo che lo andranno a sistemare, perché comunque è proprio messo maluccio. Ma no, anche già nella presentazione del gioco ci hanno fatto vedere delle clip in cui c'era proprio il terreno fatto veramente bene. E allora magari soltanto un placeholder per il momento. C'è lo stadio cinese con l'orango giocato alla finale? No. C'è anche la regia magari. No, praticamente, ecco, gli stadi è una cosa che non si è ancora capito quanti saranno, mentre per FIFA abbiamo già la lista, dovrebbero essere più di un bordello, dovrebbero essere più di 50, o forse 46, comunque... Matuov, Kzr, non mi frega. Ecco, vedete, qua la difesa non ha fatto una grande... Un gran numero. Contando che si è giocato a professionista, che dovrebbe essere la difficoltà media, perché vabbè, qua sul filtrante alto... Vabbè, però se la giocata difficoltà media non è... E è la difficoltà di 5. Con le scarpette rosa lì? No, sono le sue. Le scarpe, i terpini sono fatti bene. La palla pesante sembra più una caratteristica di PES in generale, perché anche l'anno scorso mi sembrava pesante.
Rayman fa notare ancora una volta che effettivamente Mount Foot versione PES non è che lei ha l'esclusiva sulle figurine. No, cioè. Però credo che loro... la loro idea è di non fare FIFA fatto da Konami. È vero. Però quando una roba del genere tira così tanto potresti fare, non lo so, una variante. Allora, c'è un problema di fondo che, ad esempio, i giocatori della Bundes non ci sono, se non sbaglio. No, forse ci sono, perché sono nelle nazionali. Quindi bisognerebbe studiarselo bene, perché comunque... Beh, loro hanno problemi di licenze che FIFA non ha, questo è chiaro. Sì, avendone di più puoi anche fare molte più squadre, beh, però loro potrebbero fare molto di più con le squadre di Libertadores o le squadre asiatiche. È ovvio che... Allora, FIFA... Quali sono i mercati principali? Sono gli Stati Uniti che hanno l'MLS, sono l'Inghilterra che hanno la Premier in esclusiva ed è la Germania perché in Europa sono quelli. E quindi è ovvio che anche facendo credo un foot di PES non so quanto potrebbero spostare, perché magari sposti qualcuno in Italia, però nel resto del mondo non so quanto ci guadagni. E poi comunque MyClub è interessante, non ha... molte cose di Ultimate Team, ma per è, altre una, è una buona buon. Introduzione. Cosa ne, invece la versione PC? Versione PC c'è uno strano silenzio attorno che non allora, alcuni dicono che allora l'anno scorso hanno detto che non è stato un granché da quello che io premetto che non l'ho vista, come non ho visto nessuna versione old gen. Anzi, direi che in generale le versioni del gen non esistono per noi ormai, perché alle tre non c'era, la Gamescom non c'era nulla, le presentazioni non ne parlano, quindi direi che versioni del gen dimenticatele, soprattutto per gli sportivi che ormai diventano, non dico quasi solo un upgrade delle rose, però molte cose ormai non ci lavorano particolarmente. Versioni PC hanno detto che avrà delle cose in più rispetto alle versioni PS3 e Xbox 360 di sicuro, e qualcosina in più anche dalle versioni next gen, però la demo non dovrebbe neanche essere uscita per PC. No. Ecco, intanto vediamo le esultanze, perché quest'anno hanno aggiunto le esultanze. Gervinho che tira cazzotti a... alla bandierina, alla bandierina. E salzeremo il livello di difficoltà, soprattutto delinquenti se giochiamo... prestati al mondo del calcio del pallone, fondamentalmente. Però la versione PC è una bella domanda. Siamo curiosi anche noi. Però questo silenzio non è che di solito lascia ben sperare. Però, beh, sicuramente dovrebbe avere il supporto alle mod che permettono di inserire tutte le licenze che volete. Sì, la chat conferma che la versione PC non era granché. Sciabolata morbida! Niente da fare. Sì. Sì. No, comunque il campo, fidatevi, per quello che ci hanno fatto vedere alle presentazioni è meglio. È meglio di quello che si vede nella demo, insomma. Sì. No, più che altro mi ha fatto ridere che ieri è uscito il video su questa demo. È uscito il video su YouTube della demo che ho caricato in cui spiegava tutte le novità, però uno ha iniziato a dire ma non è vero, queste cose c'erano tutte l'anno scorso. Ed era però, così? Ma a mio parere no, poi sono non lo so, cioè, a mio parere no, molte cose non c'erano. Secondo me è una buona evoluzione quest'anno rispetto all'anno scorso, che quindi comunque è migliorato sensibilmente il gioco. Beh, sensibilmente è difficile da dirlo, perché molti problemi che ho segnalato l'anno scorso è un po' difficile da vedere, tipo l'online, che l'anno scorso sì, è stato abbastanza un parto. Sì, quello è un grave problema ancora, perché ammetti che magari non hai foot, però almeno sei un online stabile, comunque un altro paio di balle. Oh, grazie mille. Quintina, grazie. Sì, 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 sì. Sono 2000 gradi qui dentro, Purtroppo per ora è ancora un po' così. Ma... Salute. A breve risolveremo. Ecco, ci sono già le difese nuove della Juventus, ma hanno detto che sono fatte molto male. Chiedo qua il tifoso. Ah, le facce della Juventus. Ecco, quello è Marchisio. Okay. Quello lì è Marchisio. Secondo me non ci assomiglia per niente a Marchisio. No. Sì, ma i capelli secondo me sono sbagliati. Però... Allora, ci sono due stadi in questa demo, la Juventus Stadium e l'Arena del Corinthians. Direi di giocare sotto la pioggia. Giusto, condizioni atmosferiche. Che il meteo è variabile in questa build, non credo. Ma modifica anche il gameplay? Oh. Sì, perché quando si asciuga il campo diventa diventa come... Sì, si muove più velocemente.
E invece in FIFA le condizioni atmosferiche? Allora, su FIFA hanno fatto un lavoro un po' particolare, hanno aggiunto tantissime ore diverse in cui giocare. Ti ho spento la telecamera? Sì, abbiamo problemi su questa. Devi smuovere l'elettricità, il coso dell'elettricità. Praticamente su FIFA cosa hanno fatto? Hanno fatto un lavoro un po' diverso. Invece che mettere il meteo variabile, hanno messo tante ore del giorno in cui cambia un po' la sensazione. Quindi magari una pioggia alle 7 di sera è diverso da una pioggia alle 3 del pomeriggio. Anche con sì. Hanno lavorato più sull'illuminazione. Sì. E ogni stadio è diverso per l'illuminazione. Allora, ecco, altri mi hanno chiesto le rose, non sono aggiornate. Perché a Juve c'è ancora Tevez, Pirlo, Vidal. La cam non è più bloccata, ragazzi, adesso si dovrebbe riprendere. Si dovrebbe essere ripresa. Prova a toccare. Staccando. Sì, mentre noi continuiamo a parlare. Sì, tanto la partita la vedo. La telecamera, tanto l'importante è che vediate il gioco. E niente, tu con la tua Juventus rosa cosa ci farai contro il Corinthians? Spero di vincere. Ecco, è curiosa la scelta di mettere due squadre brasiliane, visto che c'erano i rumor che il campionato brasiliano potesse tornare su FIFA, visto che le hanno inserite qui e l'anno scorso su FIFA il campionato brasiliano non c'era e non l'hanno annunciato a nessuna conferenza. Direi che è un chiaro segnale che il campionato brasiliano su FIFA non ci sarà. Non ci sarà. FIFA potrebbe fare la fine di PES, che ha perso lo scettro del potere con l'immobilismo degli anni 2006-2009. Da FIFA 12 al 15 i cambiamenti sono stati pochi e a volte devastanti a livello di gameplay. Potevo darvi ragione se in quello di quest'anno avessero tirato fuori un buon gameplay. Quindi, sicuramente FIFA, tra quelli next gen è il miglior FIFA. Dopo quello dell'anno scorso non ti aspettavi granché, invece la demo ti ha... No, più che la demo che non è ancora uscita, uscirà mi pare il 9 settembre. La prova che sì, fatto, ed era la versione completa, parliamoci chiaro, perché se ti portano una build con dentro gli obiettivi che poi si sì, la versione era completa con qualche ritocco al massimo finale, ma niente di che. Il gameplay mi convince molto di FIFA quest'anno rispetto agli ultimi due. Hanno preso tutte le cose positive e ne hanno aggiunte altre. Che tu diresti, ovvio, ma mica tanto ultimamente. Ecco, forse potevano fare qualcosina in più sulle modalità, ma a questo punto direi che per il 2017 vedremo andranno a sistemare le mode. Modalità che quest'anno non hanno toccato, tipo la carriera giocatore, il pro club. O magari sei troppo ottimista. E magari sono troppo ottimista. Esatto. Poi ovviamente tutti i giochi li puoi andare a rompere in qualche modo. C'è la regia cinese della Supercoppa italiana? No, purtroppo no. Peccato. Però ecco, questa è una nuova telecamera, per esempio. Questa è una nuova telecamera di base che hanno cambiata. Jimbo è... Sono parallele. Non è solo filtro la modalità gagliana. Non lo so. Jimbo è dipende in che stadio si gioca. Chiedono la chat dove è Jimbo. Jimbo di là. Jimbo non lo parte. Sappiamo. No, è di là. Io. Ah, è di là? Al massimo salterà fuori quando trasportiamo. Esatto, chiaramente. E c'è ancora Godo come un riccio, però. Godo come un riccio? No, non hanno tolto. Hanno Godo tenuto come un lo striscione Godo come un riccio. Bene, questo è un tocco di classe, sinceramente. Perché ci raccontavano, tra l'altro, che come facevano loro per registrare anche i cori e tutto, venivano dal Giappone tipo negli stadi e poi registravano i cori delle curve, ma loro non sapendo cosa dicevano si potevano mettere di dentro tutto. Di tutto, persino bestemmioni di apocalittici. C'era un mira tipo qualcosa, esatto. Poi quando è passato agli europei PES, perché adesso il team non è più completamente in mani giapponesi, queste cose sono andate un po' a risolverle. Io mi ricordo che c'ha il coro di Pippo Baudi della Terrani, per uno dei vecchi sono. Non possiamo fare una partita uno contro l'altro, Filippo, per un semplice fatto. Non abbiamo un secondo pad, perché il nostro altro pad si è rotto. Sì, lo so che sembra che abbiamo la iella nera addosso. Beh, è effettivamente così. Però quante lo utilizziamo? Bisogna anche rispettare. No, è vero, lo usiamo di rado su Xbox One il secondo pad. E il problema è che appunto noi abbiamo anche la macumba addosso. Poi c'è Tom.
Poi no, c'è Tommaso che rompe qualsiasi cosa. Sì, è vero, poi abbiamo Tommaso in redazione che tutto ciò che tocca legato alla tecnologia si esplode. Ma tra l'altro lui non aveva un Xbox in riparazione. Lui ha la sua Xbox in riparazione, ha distrutto anche la sua Xbox in effetti. Che tra l'altro Tommaso è l'unico in vacanza adesso. Dobbiamo sfondare centrale. Sì, ma io me le sono già fatte le mie vacanze, sono soddisfatto. E Cassi ha parato. Ecco, io non so fare possesso palla. Si vede che sono un giocatore di FIFA. Sì. Sì, si vede tanto. Sì. Comunque manca ancora parecchio per il gioco completo, quindi credo che possano sfruttare magari questa demo per correggere, piuttosto che FIFA che esce la demo mi pare il 10 e il gioco completo il 25, che il tempo non ce n'è praticamente per correggere qualsiasi cosa salta fuori. No, esatto. Con la scusa che il gioco di PES dovrebbe uscire il 18, se non sbaglio, di settembre, la demo è uscita ieri, con un mese dovrebbero poter andare a correggere qualcosina di sicuro. Vediamo un po' cosa vediamo qualche altra domanda. Ma la maggior parte te le ho già fatte. Nicolas dice: no, West, tu non sei un giocatore di FIFA, tu sei un giocatore di foot. È vero. Che penso sia un insulto. Ma guarda che è incredibile che il fatto che nelle ultime due settimane non ho toccato una volta FIFA. Anzi, forse di più. Da quando ho provato il 16 non ho più provato il 15. Al Marco chiede: novità per il MyClub? Non hanno voluto rilasciare novità, hanno detto che c'è un sistema per migliorare i propri giocatori con gli allenamenti, però non hanno voluto rilasciare particolari dichiarazioni. Anzi, adesso vi dico cosa mi hanno detto veramente. Mi hanno detto: ve le diremo alla Gamescom le novità. Che però non sono arrivate. Non sono arrivate alla Gamescom. Molto bene, ottimo segno. Ma vabbè, lo vedremo in Ah no, vabbè, hanno cambiato i menu, li hanno aggiornati, però hanno detto che in MyClub c'erano un po' di novità. Adesso forse te le cerco perché me le ero segnate. Cosa c'è di nuovo nella carriera? No, Io di PES ho assistito solo alla presentazione legata al gameplay. Quindi non sei nulla a livello di contenuti. E contenuti avevano detto che sarebbero arrivate nel corso dell'estate le novità. E invece non è arrivato niente. Quindi avevano detto che c'hanno i menu, ci sono le nuove, tutte le solite cose, gli aggiustamenti sul mercato. Bla 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 e via così. Di chi è la telecronaca quest'anno? Si sa Caressa e Caressa, no, non mi ricordo come si chiama, quello di Sky, comunque un altro di Sky. Lore cerca di riparare un pad in modo da farci fare una partita uno contro uno. Comunque prima stavo parlando del gameplay di FIFA, però non sarà perfetto quest'anno perché il no touch dribbling non funziona. E questo l'ho notato dopo un minuto di prova, quindi non so perché l'hanno voluto inserire. O sono convinti di sistemarlo da qui a settembre. Comunque adesso cerco le mie note su PES. Le tue note su PES? Che mi ero preso i miei appunti, se ci sono ancora. Sì, ci sono ancora. Allora, Master League, vi dico quello che mi ero segnato perché questa era solo la preview. La preview delle news addirittura, perché adesso si spegnerà l'Xbox. Allora, Master League, menu completamente nuovi, diversi a seconda dei campionati. C'è la cerimonia di premiazione dei giocatori quando vincono un premio. E basta, queste erano le preview. Però infatti mi sembra strano che siano solo queste in realtà. MyClub, menu migliorati, c'è il leveling system. Se non hai superstar puoi migliorare i tuoi giocatori e farli diventare forti. Intanto abbiamo preso gol, pazienza. Cosa stai facendo? Non so. Ha cercato di far attivare. Bellissimi i capelli. È già attivo. Ma che pro. Puoi farci i punti. Poi c'è l'image porting. Ecco, l'image porting è una funzionalità interessante. Sì, ma anche se l'hai fatto funzionare, lì non va un tasto. Cioè, si impalla un tasto. Che bello, che gusto, che meraviglia. Vabbè, esci da sta partita, ci proviamo a giocare. Va? Aspetta, finiamola, tanto è l'83esimo. Sì. Allora, per quelli che mi hanno chiesto dei file opzioni, che di solito era quello con cui si andava a ovviare qualsiasi problema in PES, perché se prendevi i modder che ti mettevano un file, tu lo mettevi con una chiavetta, lo infilavi e mettevi dentro le licenze di tutte le squadre che volevi, anche su console. Sulle console di nuova generazione le chiavette USB non vengono lette.
Ed è così anche per questa edizione. Infatti loro cosa hanno fatto? Solo su PS4, quindi su Xbox One? No. Hanno messo l'image porting, che è praticamente quello che utilizzano loro, una versione semplificata del kit di sviluppo. Tu puoi mettere un'immagine, poi non ho ben capito come, questo non mi è ancora perfettamente chiaro. Tu puoi importare un'immagine di una maglietta. E poi puoi stampare, praticamente te la stampa nel gioco e la puoi mettere alla squadra che vuoi. Quindi così come lo fanno loro per mettere le magliette alle squadre, puoi farlo anche te. Però non ci sono i file opzioni classici come eravamo abituati. C'è una controparte del Pro Club di FIFA in PES oppure no? Non credo. Sì, dovrebbe esserci qualcosa che puoi giocare. Pro Club no, mi pare. Sì, ora io sono dati da Ah, chi vuoi fare? Perché adesso ci sono altre squadre che non abbiamo ancora visto. Fai il Bayern Monaco e faccio la Francia. Sai anche come si gioca? Quadrato il tiro? Sì. Questo è il passaggio. Passaggio, questo è filtrante, cross, questo è il cross, filtrante, questo corri. Corro leggero, corro forte. No, corri. Corro basta, non c'è più la corsa parziale. Il trick. Non mi ricordo. I trick sono con questa levetta, ma sono complicatissimi. Vabbè. Con questo cambi giocatore. Con quale cambi giocatore? Questo qua. In difesa. Vabbè, vediamo. Tackle senza scivolata è sempre A. Sì, contenimento. Va bene, non so se lo tenendo schiacciato, non so giocare, sarà una bella partita di me, ma vediamo. Ciao, se vuoi provare i tasti, ti passo il pallone. Qual è la corsa? Scusami, R1? Sì, ti passo il pallone, aspetta. Ok, sì, dai, perché. Si vede normale, così. Ok, qual è il passaggio manuale? Ok, per attivarlo cosa faccio? Devo semplicemente lasciarlo andare? No. Sì, vedi che la freccetta, quando sì, riattivala. Aspetta, sì, si va. E aspetta. Vedi con L2, ok, okay, puoi indirizzare dove vuoi il passaggio, okay, secondo la freccetta. Ok, invece il triangolo è il passaggio filtrante. Okay. Vabbè, possiamo giocare, dai. Farò la mia magra figura, perché non si è scontrato con il sistema? Vabbè. Marcatura automatica, quadrato. Sì, fa tutto lui. Ma se tengo schiacciato quadrato non aumenta il pressing dei giocatori sui tuoi? Mi pare di sì. Ma non pressare. È un consiglio, perché la difesa non funziona. Molto bene. No, più che altro. E poi una cosa che la differenza da FIFA, se voi tenete premuto il tasto per la corsa o pressate alto, arrivate al 45esimo e dovete cambiare tutta la squadra. E non potete. Molto bene. Chi è sto qua? Non lo so. Non conosco i giocatori francesi, quindi. Non vorrei dire Payet, perché poi la gente mi insulta, ma sembrava Payet. Payet. No, era Schneiderlin, infatti. Era fratello Payet. No, io conosco solo Pogba, Evra, Benzema. Tutti quelli che vincono per la con l'accento, sì. Bello. No, se lo avesse l'altro Pogba in panchina. Povero Pogba. Cosa gli ha fatto di me? Vai giù. No, tienila. Tra l'altro è un suo compagno di squadra in cover, perché c'è Morata. Morata e Neymar sono i personaggi sulla copertina del gioco. E ho già sentito gente che non lo comprerà perché c'è Morata in copertina. C'è anche i cacchi, sì, Morata. Ma questo, dai, questo sarebbe fuori gioco. Sì, è fuori gioco, nel senso. Sì, netto. E secondo me i replay si potrebbero migliorare ancora, perché ad esempio dal fuorigioco lì l'avrei fatto più schiacciato magari come replay. Vabbè, come sei pignolo, non mi... No, no, ho detto una piccole cose, cioè secondo me il gioco è molto valido, a parte, vabbè, le difese, che però si spera. Ne, non è passato. Ne, non riesco a andare bene. Fuori gioco. Di poco, basta di fuori poco. Giochi, basta fuori giochi, di poco. Si fanno mica, no, così qua secondo me sì, non era sì, 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 dicono tutti così. Ma qua per girare, ah, devo ruotare con la R2, cos'è con la... ma
Ma no, con questo. No. Ah, non va più. Va solo a sinistra. Sono finito. Come faccio adesso? Non posso andare dall'altra parte. E beh, passala. Vabbè, tirerò così. Che devo fare? L'ha presa comunque uno dei miei, con un miracolo. Mi fermò così, senza pietà. Non si fa così. Dentro tutti. Dentro, dentro un tackle. Fuori un gioco. Altro fuori gioco. Se giochi così, White, sei troppo avanzato sulla fascia. Cioè, non è che puoi adesso, mica. Fare che tu faccia. Oh, insomma. Tiro queste slap tutte le volte. La speranza che arrivi uno dei miei. Presa. Tiraccio a caso nella speranza di un bug del portiere. Guarda che i portieri rinviano tutto praticamente sui piedi degli attaccanti, quindi ci deve stare. Questo è stato proprio un passaggio del cazzo. Il filtrante chiaramente lo va solo se la difesa è un'altra parte, tipo. Questo è un fallaccio. Ma no, non me l'ha segnato. Palla. No, cosa cazzo fai? Oh! Via. Palla. Fine primo tempo. E vabbè, niente così. Fammi fare un cambio, va. Fai il cambio, no, no, facciamo, no, che inizia il secondo tempo, te lo tieni lì. Atletico Pregianza, come? La tenuta. Proviamo ad andare sulla fascia. Non è servito a molto perché abbiamo fermato proprio brutalmente così. Questo era fallo, però. No. Come no? Fallo è quando l'arbitro fischia. Cosa fai, trucchetti, cazzo? Chi sei? Ecco, quel trick lì lo possono fare tutti ed è una cosa che non è che mi convinca molto, perché di solito i difensori centrali... Crossa! Porca vacca, l'avevo preso. Ancora mia, no, è tua. Alla. No, cazzo, così. No, adesso è molto libero per un brutto cross. Addirittura stop di petto e controllo. No, ragazzi, classe non è mica acqua. Tua, credo che sia tua. Sì. Giù. No. Comunque, se volete una squadra veramente forte, se non l'hanno patchata, se non l'hanno depotenziata, prendete l'Inter quando esce il gioco. Ah, perché l'hanno fatta fortissima? È tipo una cosa assurda. Ah, ma no. Perché? Chi ci ha messo dentro? No, sembra di giocare con tutti con 99. Credo che sarà pacciata, ho dei dubbi che la terranno uguale. No, cioè, cosa fa? Perché è andato di lì invece di andare sulla palla che ti aveva tolto? È presente al Community Day che abbiamo fatto? Sì. Chi prendeva l'Inter vinceva sempre. Beh, sarà una build arretrata, dai. Non credo che possa essere così. Io ho preso gol in Scorpione da Brozovic. Un mio amico mi ha fatto gol con Brozovic in Scorpione sull'uscita del portiere. Qua? Sei tornato? Adesso prova. Non lo so se prova. Tanto te lo devi riattaccare. E ne passano 4 sistema. Tra l'altro andrà via tutto. No, si è spenta la spina. Perché si è spenta la TV? Mi sa che si è staccata la spina. Passa qua? Sì,
No, no, si è spenta, si è staccata la spina. Molto bene. È ripartita. Ok, è ripartita. Magia. Tanto non dovrebbero non vedere. Sì, sì, tanto. Sì, sì, perché tanto il gioco non si è stoppato. Ok, bene. Bene. Prova. Vabbè, salve ragazzi, okay. Salve ragazzi. Ho ripristinato la voce e tornerà subito. Se riuscirai a districarlo dal tuo... Ci provo. È che dovevano consegnarci oggi il microfono nuovo, ma non è arrivato. Io toglierei le cuffie, esattamente. Proviamo a vedere se la tua fantastica voce è tornata wise. Intanto leggo un po' la chat. A posto. Prova. Sì, ti sento, vai tranquillo. Gioca pure. Possiamo andare all'ultimo assalto. Yeah. Che è l'ultimo assalto? Il 70esimo. C'è cioè tutta la partita. Ultimo assalto. No, ma perché ci sono i difensori? Ah, che brutti passaggi che faccio. A vuoto, nella speranza che non ci sia nessuno. Comunque, volevo fare una retro night su quelli che erano usciti International Superstar Soccer Pro. Quelli per me. Però non so dove. I grandi glasici. Dovrei cercarlo. Non so se per PC era uscito. Tiraccio assassino. Sissoko. Che fortunatamente Sissoko non l'ha messa dentro. Sissuka, Sissoko. Ho sbagliato il tasto. Non è stata una grande mossa, credo. Solo su PlayStation, nel senso però. Sì, erano esclusive PlayStation qua. Guarda. Fallo! E l'anno scorso abbiamo fatto... E non posso girare a sinistra, quindi... che io lo voglia o no. L'anno scorso abbiamo fatto... Abbiamo fatto FIFA, Dammi quindi... Palla, boom! Beh, ma mandiamo la riparazione. Perché è più veloce questo biondino a caso del mio difensore? Perché è veloce. E chi se ne frega? Io c'ho il difensore. E niente, la tiro fuori. Perché non ci sono i supplementari. Dove vai? Tira via la palla. No. Te. Di cattiveria così. Colacci proprio cattivi. No, questo è stata proprio una pessima messa da parte mia della palla lì. Dove vai? Dove cazzo vai? Dove credi di essere? No. No, non è fallo, eh. No, ma cosa ha fatto? Cosa fanno i difensori? Cosa fanno i difensori? Fermi così. Oh! Questo è un po' di culo. Cazzo, ma guarda il replay. Guarda i miei difensori lì in mezzo al campo, a un certo punto. Invece di andare sulla palla sta fermo lì. La palla deviata. Pure. Cioè. Guarda, era anche fuori. No, andiamo avanti, va. Al 92esimo in zona culo. Cesarini qua. Proprio culo quasi. Questo è sì. Il momento. Il momento. E finisce la partita così. Cioè neanche l'ultima azione mi fa fare. Va bene. È il momento. Che vergogna. Vabbè, niente. Sapevo che avrei perso. Però il 92esimo non me l'aspettavo. È stata una cosa molto brutta. No, devi darmi il controller là perché è l'uno. Devo darti il controller qua perché è l'uno. Va bene. Vado col controller 1. Che non curva a destra. Che non curva a sinistra. Vabbè, adesso ne facciamo un'altra. Ok, ne facciamo un'altra. Come no? Facciamola insieme. Giochiamo insieme allora. Ah no, giochiamo contro, io non gioco insieme a nessuno, io sfido solo la gente. Vai. Altre squadre, altre cose. Ah, Brasile che non abbiamo ancora fatto. Brasile e Roma, così. Vabbè, giochiamo Brasile. Brasile e Roma, sennò faccio io la Roma. Vabbè, faccio io Brasile, dai. Calcio d'inizio! Cosa dirà la chat? Dirà che c'è il momento. Dicono che ho resistito 90 minuti più di quanto... Facciamo vedere un attimo l'ingresso così vediamo qualche volto. Si può far vedere... Ah. Totti è uguale. Anche Neymar dirà, vabbè, testimonial.
giustamente. Questo meno. La pioggia, oggi c'è la pioggia, quindi proviamo una partita con la pioggia, che è più lenta. Sì, non è malissimo la presentazione. è lì, godo come un riccio, è lì. Questo è l'inno brasiliano? Sì, credo. Muovono le cose a caso. Muovono la bocca a caso. Vabbè, può bastare come presentazione. Ve l'abbiamo fatta bella vedere. Canta, grazie Roma. Grazie. Cosa tiri da qua? Magari. Così. Giusto per dimostrare che i portieri fanno proprio cacare. Allora, però, allora, sinceramente, alcuni striscioni sono osceni. E Godo come un riccio non è neanche il peggiore. Godo come un riccio è il migliore. Cosa non è neanche il peggiore adesso. Perché il peggiore è la maglia onorata solo se sudata. Maglia onorata solo se sudata. Vabbè. Credo di aver ucciso un tuo giocatore. Non farlo da dietro così. Di cattiveria. No. Samba. Eccolo lì, la maglia onorata sulla stessa data, era lì dietro. Vabbè, io niente di Anche i nostri colori non schiariscono mai. Se adesso fai un altro gol su punizione, mi incazzo. È divertente se tipo, i nostri colori non schiariscono mai, appare durante un live della Germania con la maglia bianca. Però vabbè, c'è una domanda per te, Pregi, in spagnolo. De 1 a 10, che mal sta il juego? Che male sta il juego vuol dire quanto fa cagare il gioco, da fondamentalmente. In spagnolo, in messicano, però. Tres! Non fa così cagare. No. Questo qua, perché? Perché c'è da solo un attaccante lì, quei difensori che non ci sono? Vabbè che il Brasile è fondamentalmente Brasile una squadra d'attacco, però che cazzo? Cioè, ma cos'è? Cosa cazzo fai? Cosa cazzo fai? Ma se è possibile? Il turbe! Ho capito cosa intendevi quando dicevi che i difensori vanno a cazzo. No, ma mi hanno detto poi che è colpa mia che non so giocare. Però se ne sono lamentati più o meno tutti. Beh, se non mi hai ancora fatto 3 gol non sai giocare. No, ma ci mancherebbe altro. Ma anche leggendo sul nostro forum, sui topic di PES, c'è gente che dice che i portieri e i difensori siano rivedibili. Vanno a casaccio nell'area invece segui. Insomma, non è chiaramente fuori gioco. Mi sa che mi spacchi ancora. Ma perché, sai perché? Perché volevo fare l'esultanza, vediamo. Ecco perché voglio fare questa esultanza qui. Il selfie. Madonna, Dio mio. Il selfie poi con dietro lei. Con l'iPhone. Con l'iPhone, perché ci sta. Mi sembra abbastanza giusto. Sì. Sono d'accordo, mi sembra più che giusto. Significativo. Adesso vediamo. Niente, neanche di sopra riesco a mandarla. Sto Brasile l'ho sopravvalutato profondamente. Avevo bisogno di una squadra di più difensiva. Ma nella build che ci hanno fatto provare c'erano tutte squadre italiane. L'Inter è molto forte, anche la Juve, il Milan e la Fiorentina fanno schifo. Il Milan e la Fiorentina fanno schifo? Sì. Cioè, mi stai dicendo che l'Inter è più forte del Milan? Sì, è brutto. Per fare i contrasti è A o X? È X è la pressione, B è la scivolata. E A? Fa un cazzo. Quindi... Ah sì, per recuperarla. Per recuperarla cosa cazzo vuol dire, White? Spiegati. È per il contrasto. Cos'è questo giallo? A chi? Beh. A gioco lontano. Quando è successo? Mi ha dato anche una punizione. Sì, ma non ho neanche visto quando mica è successo. Cazzo, però queste punizioni sono velenose parecchio. Alla mia. Vabbè, quindi ho già 2 gialli in difesa, sono ben messo. Sì. E sto perdendo 2-0, va benissimo. È una squadra che già di per sé non è difensiva. Direi che posso farcela. Devo solo capire il modo di... Questa vedi che è l'entrata. L'entrata di che? In piedi, al contrasto in piedi.
Tiraccio. Bella la testa di Lindori. No, comunque secondo me è molto molto valido come gioco. Tra l'altro l'Inter, visto che ne parlavamo prima, sarà nella demo di FIFA. L'Inter sarà nella demo di FIFA? Sì, perché c'è il testimonial Icardi, quindi ha messo. Ma perché gliela devi tirare in bocca invece di passarla a un povero Cristo che hai davanti libero? Dalla, dalla, dalla. No, devo passarla in mezzo. Fa troppo pretenzioso questo passaggio. Però qua un tiretto ci sta. Ah, parata. E niente, anche qua non posso andare sulla sinistra. Come faccio? Posso crossarla solo in un punto. È finito il primo tempo. Fine il primo tempo. Facciamo vedere i menu che hanno detto. Yes. Sono abbastanza immediati, io direi di togliere Totti e mettere i buggati, tipo Dumbia, il Barbo. Ti stai facendo dei cambi per caso? Sì. Sai che non è valido, vero? Hai perso automaticamente la partita se sei fatto i cambi. Come faccio a uscire da qua adesso? B. Chiedono dalla Spagna, Felipe Luis o Marcelo? A chi lo chiedono? Felipe Luis, che è andato alla Marcelo, credo. Marcelo, la risposta è Marcelo. Un ragazzo spagnolo che parla in spagnolo. Non so di cosa stiate parlando. Non conosce purtroppo le pellicole di pregianza in messicano. Marcelo secondo me è più forte. Però. No, sì. No. Dovrebbero comunque mettere l'opzione per il fisioterapista che entra in campo. Dovrebbero mettere il fisioterapista che entra in campo, perché è molto attuale il ruolo del fisioterapista. Se World of Gamer vi sembra migliore come sviluppano un gioco, sono ancora le news e lento e più veloce e divertente. Slepa, a me sembra, cioè, legnosi e lenti no, non sono veloci tipo FIFA Ultimate Team. Secondo me è un buon compromesso tra velocità. Farlo più lento mi sembrerebbe un po' troppo pesante giocare per le partite. Poi va molto a gusti personali, Secondo me come ritmo di gioco ci siamo. Poi volendo si può abbassare o alzare se giocate offline, quindi. Che passaggio del cazzo però. Dai, almeno uno. Addirittura. Beh, se te la buttava dentro così era il golasso della vita, altro che. Però era quella posizione lì. Brutta difesa. Allora, Dumbia ci ha provato. Te l'ha mandata sulla luna. Non ce la posso girare, devo tirare il portiere, quindi tanto vale che sparo delle cannonau. Sparo il cannonau. Dove? Anche tu però non scherzi, cioè. Sì, ma io ormai c'ho dentro solo giocatori buggati di FIFA, Gervinho, Dumbia e Barbo. Che sono l'incubo per chi gioca su Ultimate Team. Su PES non vale mica quella. Lo so, però bisognava testarla. Ci manca anche che si copiano i giocatori buggati, poi abbiamo proprio finito. Palla. Vorrei riuscire a fare qualche trick, ma ho rotto proprio la levetta dei trick. Sono complicati i trick, bisogna per forza fare l'allenamento, perché sono delle combinazioni. Mentre su FIFA sono semplicemente combinazioni della levetta destra, cosa un po' più complicata. Questo era un bel cross, passava, non è passato. Proprio per niente.
Ma come? Cioè, c'ho 42 difensori, come? Ma cosa fate? Questo era un cross. C'entrava. Era un brutto cross. Era un brutto cross che sembrava un brutto tiro, quindi in generale è giusto così. Niente, non mi fa un trick neanche se in giù il padre eterno, tanto vale che smetto di toccare la levetta. Era un tirazzo questo, da fuori, era veramente un tirazzo di quelli assassini. Però anche forse, però forse hai voluto troppo. Anche di Marcello i capelli non mi piacciono. Che palle questi capelli, vai, scusa, sei un estetista adesso. Voglio la perfezione, aspetta qua. Ma perché non l'ho passata quell'altro che era in porta? Ah, soprattutto io perché l'ho passata al tuo invece, così. Per far, per rendermi le cose più difficili. Non è gol, vero? No, no. David Luiz. Me lo ricordo David Luiz, non mi ricordo. È quello ubriaco quando ha vinto la... Quando ha vinto la Champions. No, è ecco, ubriaco ecco, che è andato a fare l'intervista con Pardo. Gli era fatto con Pardo. Fattissimo. No, questo è stato proprio un intervento del cazzo. Però niente, fortunatamente i tirazzi da, da fuori. No, si riescono a fare. Però se lo carichi tutto è un pessimo. No, infatti mi è scappato. Beh, la partita è già finita, però. Mi piacerebbe riuscire a toccare la palla prima della fine. Vabbè. Dai, vedi, questi sono i giocatori buggati. Ma adesso. Sono buggati su FIFA e qua fan cagare. L'ha fatto guarda apposta. I Barbo. Povero i Barbo. Solo. Solo perché tutti gli... Non sono esatto, sì. Solo perché tutti gli vogliono bene e tu no. Però basta che la palla finisce sempre a te adesso, insomma. Voglio farti fare 3-0, abbiamo capito, ok. Io non voglio, ma basta, devo smettere di passare la palla ai tuoi giocatori. E finisce sul 3-0 così, di malamente, di... Vabbè, niente, quindi la mia prestazione era come prevedibile è stata pessima. Il Brasile mi fa abbastanza cagare. Il Brasile è uscito. Preferivo nettamente... Chi ho usato prima? Il Bayern, 100 volte il Mario. Che è la squadra più forte della team. Grazie al cacchio. Però, niente, quindi... C'è qualcuno in redazione che segue molto il calcio giocato? Io. Lui, esatto. Il Whites, noi proprio zero... Zero assoluto. Possiamo anche finire qui la demo. Possiamo anche finirla. Tutto, torniamo tutto schermo. Lores. Siamo tutto schermo? Perfetto. Benissimo. Questa è la demo di PES. Speriamo che Whites abbia risposto alle vostre domande. Vi siete divertiti a vederci giocare, a vedermi succhiare. Tanto credo che per la recensione non mancherà tanto. Non manca moltissimo, credo, no? Anche perché tra un mese esce, quindi... E boh, quello che avete sentito, cosa ne pensa Wise del gameplay, avete visto un attimino in azione, sembra un buon miglioramento rispetto al 2015, ci sono ancora dei difetti, ci sono dei delle difetti, mancanze, bisogna vedere le modalità, bisogna valutare se recensione in tutto quanto, l'online, tutto quanto. Ma al di fuori di questo, niente. Il titolo è valido. Il titolo sembra valido per gli amanti del calcio e tenetelo in considerazione. Ci vediamo al prossimo live. Non sappiamo. No, stasera c'è War Thunder. Stasera c'è War Thunder con Loresca, che ha, c'è anche la recensione sul sito e lo farà da casetta sua. Ha preso un buon voto. Un ottimo free to play. Nel genere è un buon titolo. E al di fuori di questo, settimana prossima, io non ci sarò perché sarò impegnato a fare cose, non si sa cosa. E voi ci sarete, forse si girerà un film porno messicano. E noi ci saremo, non sappiamo ancora con che live, però, ci saremo, anche perché Fire è in vacanza, quindi ci sarete probabilmente tu e Lore a fare cose. Quindi ci vediamo ragazzi, ciao.